Benvenuti e ben ritrovati, siamo proprio agli sgoccioli, ultime ore di campagna elettorale in tutto il territorio provinciale dove si va a votare domenica prossima e anche ovviamente per Valderice. Oggi Seconda Repubblica si sofferma con i candidati a sindaco di Valderice, sono tre, iniziamo con il primo di questi tre, lo vedete già inquadrato, Giovanni Coppola, assessore uscente della Giunta Spezia ma candidato sindaco con la sua lista denominata Dinamica. E già credo che il nome dica tutto sulla sua proposizione amministrativa, sul suo progetto amministrativo. Ho detto bene, Dinamico? Sì, ha detto bene. Buonasera a lei e ai telespettatori. Dinamica è stata anche la nostra campagna elettorale che ci ha permesso di incontrare tanta gente, ancora ne incontreremo. Stasera ritorniamo a Bonagia ad incontrare ancora una volta gli amici di quel magnifico luogo. Poi domani sera ovviamente chiuderemo la campagna elettorale a Valderice. È stata una campagna ed è una campagna elettorale entusiasmante che ci ha permesso e ci permette ancora di incontrare tanti cittadini che hanno avuto modo di apprezzare le nostre idee per Valderice, il nostro programma e non solo le enunciazioni, come dire, che sono lì previste, perché non sono appunto delle enunciazioni generiche. Noi diciamo cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare e quando lo vogliamo fare. Noi abbiamo tracciato, questa è una sintesi del programma, sono 8 punti. Sono qua. È una sintesi, ovviamente il programma è molto più intenso, però abbiamo voluto sintetizzare appunto in questo foglietto A4 piegato in due quelle che sono dei punti salienti del nostro programma che possono davvero dare una svolta. Poi ci sono tantissime altre cose che possono essere fatte, ma queste sono cose pratiche che davvero possono cambiare verso a questo paese. Ora ci sono le condizioni per farlo, è stato un lavoro, quello dei 5 anni passati, attento sul risanamento delle casse comunali, poi magari ci riserviamo anche di fare un approfondimento su questo se volete. Ora c'è tutta la possibilità di dare una svolta. Abbiamo già iniziato con questo lavoro, alcune infrastrutture sono partite, i cittadini lo sanno bene, lo hanno verificato con mani proprie, qualcuno voleva fare come San Tommaso, giustamente aggiungo io, hanno avuto la prova del 9, alcune opere soprattutto su Bonagia sono partite, altre ne sono previste e come dire, il cambio di tendenza c'è stato, davvero Valderice potrà essere più bella, più moderna e più dinamica. Vabbè, allora vediamo di approfondire, insomma, limitatamente ai minuti a disposizione, gli 8 punti che sintetizzano le intenzioni del qui presente Giovanni Coppola. Il volantino 4 viene aperto, ormai un must in questa campagna elettorale, tutti parlate, ma è giusto che sia così perché è l'oro del futuro di turismo. Giovanni Coppola però parla di sistema turistico comunale, che significa? Sistema turistico comunale significa che le misure che vanno attuate sul territorio devono essere diverse, devono guardare un po' a tutta la zona di Valderice, non soltanto il litorale costiero, sicuramente il litorale costiero farà la parte del leone, ma anche la zona rurale merita un'attenzione e molto può dare anche in termini di offerta che noi possiamo dare ai nostri visitatori, ai nostri turisti, perché ci sono tanti che amano girare per le nostre belle vallate, incontrare i nostri agricoltori, le nostre aziende agricole che sono produttori di eccellenze della terra, parlo dell'olio, del vino. Guardi, le racconto un aneddoto, mi trovavo in un'azienda agricola a incontrare dei cittadini e degli imprenditori che lavoravano appunto, che lavorano e che producono dell'ottimo olio. Abbiamo avuto modo di incontrare, proprio mentre io ero là, si sono fermati ben 2 turisti perché semplicemente un cartello diceva si vende olio, si sono fermati, hanno voluto apprezzare non soltanto l'olio, hanno apprezzato anche tutto ciò che ci sta dietro, quindi tutto ciò che ci sta dietro in termini di cultura, in termini di attenzione al territorio. Diciamo, il turista comprando quei pochi litri d'olio si è portato dietro un pezzo di Sicilia. Questo noi vogliamo continuare a fare, lo vogliamo valorizzare perché siamo apprezzati da tutti, lo dobbiamo mettere a rete, lo dobbiamo far arrivare questo messaggio fuori dai nostri confini. Non lo deve fare soltanto il Comune di Valderice, lo deve fare il Comune di Valderice inserito in un contesto molto più ampio. La promozione territoriale sicuramente deve passare da un'organizzazione che non sia del singolo ente, ma che sia di tutto il territorio. Poi, per quanto riguarda il litorale costiero, abbiamo pensato a delle misure specifiche, cioè proprio cosa vogliamo fare, non è semplicemente una dichiarazione di volontà di come volerlo
rilanciare il turismo nella località di Bonagia, di Lido Valderice e Rio Forgia. Abbiamo detto anche la volta scorsa, l'ho detto sin dalla presentazione della mia candidatura, quando ho fatto la conferenza stampa, noi pensiamo che abbattere i costi in maniera determinante, inerenti al cambio di destinazione d'uso per i locali, che possono fare intrattenimento, che possono fare ricezione, che possono fare anche offrire dare un'offerta di tipo enogastronomico, può essere una soluzione per incentivare l'apertura di questi locali lungo il litorale costiero. Noi questa è una cosa che possiamo fare e che dobbiamo fare sin da subito. A questo punto io credo che non sia un caso che subito dopo il punto che riguarda il sistema turistico comunale abbia inserito quello relativo alla cultura, teatro e cultura, perché parlando di eccellenza, appunto, non è Sì, solo enogastronomia, ma è anche diffusione della cultura, insomma. assolutamente sì. Noi pensiamo alla cultura non soltanto come un momento di crescita individuale di una comunità, che sicuramente lo è, ma pensiamo anche alla cultura come un modo per poter fare economia, un modo per poter portare gente, nel nostro territorio. Dobbiamo offrire, ai tanti visitatori che ci sono, ai tanti turisti che abbiamo, anche degli eventi che possono avvicinarli alla nostra zona e gli diano un pretesto in più per fermarsi più giorni rispetto a come fanno adesso. Per fare ciò, per parlare di cultura, per organizzare la cultura, per organizzare l'offerta anche culturale tramite il teatro, ma non solo, abbiamo chiamato un'eccellenza del nostro territorio, che è il maestro Pietro Adragna, che gode di contatti in tutta Italia e non solo, per far arrivare dei turisti, no, o meglio, per far arrivare degli artisti in grado appunto da fare da attrattore, da polo attrattore rispetto ai tanti che ci possono guardare. Non saranno, come dire, eventi semplicemente nazional popolari, ma guarderanno appunto a delle specificità in grado di andare, come dire, a colpo sicuro per quanto riguarda l'offerta che noi facciamo e la ricezione della stessa. Pensa di lavorare in sinergia per quanto riguarda il teatro con altre realtà territoriali, che ne so, Guardi, noi Tussonacci, sì, Duilio sicuramente Musicale. sì. Il teatro è una risorsa della provincia di Trapani. E forse come particolarità sua è l'unico teatro, un anfiteatro moderno che abbiamo in Sicilia, apprezzato da tutti. La sua offerta va veicolata in tutto il territorio e va messa a rete, ma soprattutto va coordinata con gli altri interventi che ci sono nel territorio. Io ritengo che così facendo, appunto coordinando le iniziative che ci sono sul territorio e anche facendole dialogare tra di loro, eventi che magari si possono fare a Custonaci, a San Vito o a Trapani, possono anche essere ospitati presso il Teatro di Valderice e al tempo stesso, voglio dire, non ci debbano necessariamente, debbono essere eventi necessariamente patrocinati da un comune piuttosto che da un altro. La promozione va fatta in maniera complessiva e da tutti. I sindaci, spero che io potrò diventare uno di loro, devono mettersi insieme appunto per offrire una proposta unica ai nostri turisti, ai nostri concittadini. Sicuramente il Teatro San Barnaba sarà ed è uno strumento a disposizione di tutti, non solo dell'amministrazione di Valderice. Vedo, anche se sintetizzati, che appunto il volantino sugli 8 punti principali dell'azione amministrativa più volte riporta la parola sistema. Vale anche per esempio per il sistema delle piazze e del piano parcheggi. Che significa? Allora, sistema perché le cose fatte così sporadiche come iniziative singole, noi non pensiamo che abbiano granché motivo di esistere. Noi pensiamo che si possa avere un impatto reale sui problemi che ci sono se si riesce appunto ad avere una visione globale. Quindi se noi parliamo di traffico, ad esempio, quindi il sistema dei parcheggi deve essere quello che tiene conto non soltanto di una via, ma che tiene conto appunto dei flussi veicolari che interessano tutto il paese. E di conseguenza, conoscendo bene la configurazione urbanistica del nostro paese, sappiamo che soprattutto lungo la via Vespri e lungo la via Simone Catalano, che sono due assi viari piuttosto lungo i quali si sviluppa il nostro paese, ma anche lungo la stessa via Smara, è necessario inserire diversi punti dove si possa parcheggiare le auto e dove appunto si possa liberare le strade da questo parcheggio che non sempre viene fatto in maniera puntuale e regolare. Vorrei capire meglio la
qua leggo la borsa di studio per i neodiplomati e i neolaureati. Parla di un concorso di idee per definire una proposta progettuale per il territorio. Che significa? Cioè, di che cosa in Allora, particolare? questo non è la semplice borsa di studio. Il concorso di idee non è il semplice concorso di idee. Questo vuole essere un modo per coinvolgere tutti nell'amministrazione della cosa pubblica. Noi siamo convinti che per amministrare un paese non basta un sindaco, quattro assessori e 16 consiglieri comunali. Per amministrare un paese bene ci vuole un'intera comunità che si prenda carico dei propri luoghi. E per questo noi vogliamo invitare i nostri ragazzi e non solo a trovare soluzioni utili affinché si possano risolvere determinate questioni. Non sempre il sindaco ha l'idea giusta per fare le cose per bene. Noi vogliamo valorizzare il merito, vogliamo riconoscere chi sta facendo bene a scuola e sicuramente la borsa di studio non risolverà i problemi economici di una famiglia che deve far studiare il proprio figlio, però vuole essere un'attenzione, un riconoscimento di chi si applica, di chi fa bene e di chi sicuramente facendo bene a scuola sarà risorsa per la nostra comunità anche domani. Il concorso di idee invece è quello appunto di ricercare punti di vista diversi che possono essere appunto le soluzioni giuste che magari la politica non riesce in quel momento ad individuare. La politica fa buona politica, riesce ad amministrare bene quando ha la capacità di mettersi in gioco, quando ha la capacità di ascoltare anche gli altri. E noi ascoltando gli altri vogliamo fare in modo che chi quel concorso di idee lo vincerà avrà la possibilità e la soddisfazione di veder realizzata la propria proposta. Parliamo invece di realizzare impianti e strutture, impiantistica sportiva, lo sport, anche gli altri momenti di aggregazione, il campo comunale, il campo di calcio comunale. Sull'impiantistica sportiva stanno arrivando diversi finanziamenti, no, stanno arrivando, i finanziamenti sono arrivati, i lavori sono già iniziati, quelli per le Torri Faro che abbiamo finanziato direttamente con un progetto nostro, poiché non era previsto nel progetto iniziale, sono già in fase di conclusione. Subito dopo si inizierà con i lavori di rifacimento del manto erboso in erba sintetica, parlo dell'impianto sportivo di Misericordia. E io ritengo, ne ho fatto un impegno, ho preso questo impegno, soprattutto con l'atletica. Questo territorio, perché l'atletica Valderici ha dato grande soddisfazione e grande lustro al nostro paese. Io ritengo che sia doveroso da parte nostra mettere i nostri atleti nelle condizioni di fare bene, perché vede, non è stato semplicemente lo sport per lo sport. Chi è diventato un grande atleta sono ragazzi che hanno avuto dei premi e dei riconoscimenti a livello internazionale, altri anche a livello nazionale, ma stanno crescendo bene, è un movimento. Chi li ha seguiti nel tempo, prima ha formato degli uomini e poi sono venuti fuori gli atleti. Quindi noi riconosciamo il valore educativo prima di tutto dell'attività sportiva. Poi al tempo stesso sappiamo bene che un polo sportivo d'eccellenza, così come diventerà l'impianto sportivo di Misericordia, se messo a rete, può essere anche diciamo una soluzione per portare il reddito nel nostro paese. Sappiamo bene che diverse squadre del Nord Europa, non solo calcistiche, ma anche chi fa altri sport all'esterno, nel Nord Europa ha difficoltà per questioni climatiche appunto a fare sport d'inverno. Noi vogliamo metterci a disposizione di queste realtà e facendo anche collaborando con le strutture turistiche del nostro territorio che ci sono, vogliamo appunto offrire le nostre strutture sportive affinché altri vengano a fare sport a Valderice in determinati periodi dell'anno. Sembra una sciocchezza, ma questo è un movimento che già esiste. Da noi c'è una ottima temperatura anche durante il periodo invernale, si sta bene, si mangia bene, abbiamo una grande capacità attrattiva. Avendo l'impianto sportivo, avendo le strutture turistico ricettive a due passi, se tutti capiamo il valore di questa cosa, sicuramente può nascere anche lì un interessante movimento su Valderice. E le imprese come le sosteniamo? È il punto numero 6. Le imprese, soprattutto le attività commerciali, i laboratori artigianali, sono attività che
soffrono, che hanno sofferto nel tempo questa crisi economica che ormai dura da 10 anni e che non accenna, perlomeno dalle nostre parti, a finire. E in un momento di difficoltà dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere che le imprese, le attività commerciali, i negozi spesso hanno svolto la funzione sociale anche di animare il paese, la città. Animare nel senso, lì dove c'è un negozio, lì dove c'è un laboratorio artigianale, si crea un movimento, si crea un interesse da parte dei clienti che vanno, che vengono, e di conseguenza la città così vive. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo stare attenti e vicini a questi imprenditori che hanno appunto garantito anche che la città negli anni rimanesse aperta, tra virgolette, e di conseguenza dobbiamo ridurre il carico fiscale per quanto riguarda le imposte comunali a queste aziende, perché se chiude un negozio chiude un pezzo di città e noi questo non lo possiamo permettere. Quindi questa attenzione deve esserci e dobbiamo appunto raccogliere quelle che sono state le istanze che circa 2 anni fa il Comitato per le Attività Produttive di Valderice sollevò. Dobbiamo vedere in che termini si possono dare le risposte. Lo spazio c'è, si iniziò con una riduzione dell'aliquota IMU dello 0,60, sarà poca cosa, noi vogliamo aumentare e continuare ad avere questa attenzione, nell'interesse del paese, non del singolo imprenditore, perché ripeto, se chiude un negozio chiude un pezzo di città. Assolutamente sì. Ma non le facciamo chiudere, anzi proviamo. Noi ci proviamo, perlomeno a fare sentire la vicinanza dell'amministrazione comunale, che non sempre viene vista, diciamo, di buon occhio, ma semplicemente come esattore. Noi più che da esattori vogliamo essere vicini a chi ci aiuta a far vivere bene, a far vivere le nostre città. Certo, voi mettete del vostro, ma già in questa amministrazione, puntando al rinnovamento del parco luci, diciamo così, pubbliche in per quanto riguarda la pubblica. E anche questo sarà un punto fondamentale, vedo. Sì, questo diciamo non è una novità. Per quanto riguarda l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione, non è una novità perché è un processo di innovazione già iniziato. Ieri sera dicevo a Crocevie che una lampada a incandescenza consuma quanto 5 lampade a LED, quindi sono investimenti che si ripagano in brevissimo tempo, a volte in un anno e mezzo, e di conseguenza questo ti permette di liberare delle risorse, delle spese correnti all'interno del bilancio comunale, e sono risorse che puoi destinare all'ammodernamento, al miglioramento della rete di pubblica illuminazione, ma anche al suo ampliamento. Soltanto con un'amministrazione attenta, da volte anche creativa, ma che conosce bene le questioni di cui si occupa, si possono liberare delle risorse affinché si possa liberare della spesa affinché diventi investimento. La sfida è proprio quella: ridurre la spesa per aumentare gli investimenti. Che è un sottopunto, come mi consente il termine, del punto numero 7 del programma, cioè quello che riguarda l'edilizia scolastica e la formazione. L'edilizia scolastica, per quanto riguarda la scuola, abbiamo diviso noi... Sembra che si deve ricordare le cose che deve dire, no. È preparatissimo, semplicemente si concentra, quindi prova a trovare le parole giuste, i termini giusti per farlo capire pure ai cittadini. Lei mi vuole bene, direttore. Comunque, l'edilizia scolastica, noi l'abbiamo... vogliamo puntare sicuramente su quella che è la sicurezza dei nostri figli, tutti siamo genitori, ma in ogni caso, anche per chi non lo è, siamo interessati alla sicurezza dei nostri figli. È stato avviato questo lavoro con le indagini antisismiche sui nostri edifici affinché si possa definire quella che è la progettazione antisismica per gli adeguamenti antisismici. Questo è un aspetto, sicuramente un altro aspetto che riguarda le scuole e l'ammodernamento dell'arredamento scolastico, che da tempo, come dire, necessita di una attenzione. Ma soprattutto noi vogliamo continuare a migliorare il rapporto con la scuola, perché sicuramente l'agenzia principale che interviene sul territorio, con cui l'amministrazione ha l'obbligo e l'interesse tutto di dialogare, perché lì crescono i cittadini di Valderice, che già sono protagonisti, già hanno diritto di cittadinanza e sono protagonisti nel loro paese. La scuola sicuramente, e lo è stata in questi anni, ci aiuterà a farli crescere meglio, a farli crescere con il giusto senso civico e con la giusta attenzione alla propria comunità. Quindi
noi con la scuola vogliamo collaborare a tutto tondo e ci mettiamo a disposizione affinché si possano creare le migliori condizioni dove possano crescere bene i nostri ragazzi. Ma anche dove possano finire quasi, diciamo, bene dopo gli anziani e le famiglie, il progetto Dopo di Noi, in puro collegamento con le iniziative nazionali del governo scorso. Allora, sul Dopo di Noi io ho una sensibilità particolare, diciamo, spero anche gli altri, sicuramente è così, al mondo della disabilità. Negli anni abbiamo dato delle risposte, non direttamente al Comune, grazie alle associazioni che ci sono nel territorio, il Comune è stato vicino affidando dei locali e firmando delle convenzioni. Ora bisogna fare il salto di qualità, il Comune deve avere il coraggio di mettere a disposizione dei locali che già ha, affinché si inizi davvero con una comunità Dopo di Noi che possa dare quella certezza, quella serenità alle famiglie che hanno dei soggetti disabili gravi a casa e sapendo che dopo la presenza dei genitori ci sarà chi si prenderà cura dei loro figli. Questo è il grande dramma che ogni genitore di un figlio disabile vive e a cui noi dobbiamo dare risposte. Esiste la legge nazionale, ma esiste anche la necessità che la pubblica amministrazione, l'ente locale faccia la sua parte e noi la dobbiamo fare, sia in termini di disponibilità di locali, ma anche in termini di vicinanza fattiva e proprio che vuole invogliare le risorse buone di questo territorio, e vi assicuro che ce ne sono tante, affinché si riesca appunto a rispondere a questa esigenza. Servizi sociali che nel tempo hanno visto anche nascere nuove emergenze sociali legate al fenomeno della ludopatia, ho visto che purtroppo questo è un fenomeno poco presente negli altri programmi, ma sappiamo bene che questa emergenza sociale miete tante vittime nelle nostre famiglie, crea tanti problemi, così come il disagio giovanile sempre, e ormai non esistono comunità cittadine, diciamo, una volta le dimensioni paesane in un certo senso erano lontane, non erano a rischio di determinati fenomeni di devianza, e invece ormai non è così. Di conseguenza noi, conoscendo bene anche i problemi dei nostri ragazzi, dei nostri adolescenti, dobbiamo attenzionare e fare prevenzione in merito. Mi sa che è finito il tempo a nostra disposizione, un'ultima domanda che è propedeutica all'appello finale. Tutto questo è stato recepito dai valdericini? Secondo me sì. È stato recepito perché l'abbiamo scritto insieme ai valdericini, alle tante energie positive che ci sono. E lo recepiamo anche in queste sere, dove facciamo dei comizi ogni sera, in piazze diverse, in contrade diverse. Occhio a quello che si dice nei comizi. Sì, nei comizi si dicono tante cose, si fa pure qualche battuta. C'è anche l'esigenza, come dire, di confrontarsi. E il confronto, secondo me, sarebbe stato anche utile farlo senza filtri televisivi. Però, voglio dire, in ogni caso, siamo qua. I cittadini sapranno sicuramente e hanno il dovere di giudicare. Abbiamo visto in queste serate che, malgrado, come dire, non tutte le serate siano state ottimali, qualche sera faceva pure freschetto, un sacco di gente viene a trovarci. Arriva prima del comizio, si ferma dopo, vuole parlare, vuole confrontarsi. Sarà stato il programma, sarà la mia modesta persona, non credo. Credo che sia un progetto unitario che vede una comunità che vuole stare insieme, che non ha voglia di lacerarsi, una comunità che si vuole ricompattare, che vuole crescere, che vuole che questa campagna elettorale finisca presto affinché davvero si inizi a lavorare. Io, se i cittadini lo vorranno, mi propongo ad essere il sindaco di tutti. Il sindaco che vuole pacificarla questa comunità, che non ha avversari o nemici da abbattere, assolutamente no. E io voglio essere il sindaco che si mette a servizio di tutti, senza acredine, senza pensare a tutto ciò che in questi giorni ci hanno vomitato addosso, perché purtroppo devo riconoscere che da qualche parte non si è parlato di programmi, ma soltanto di asti o di veleni. Noi non abbiamo raccolto la provocazione, noi pensiamo che ai cittadini di Valderice dobbiamo dare una proposta per amministrare la nostra comunità. Questi valdericini lo hanno capito e lo stanno apprezzando tantissimo. Grazie, è stato con noi Giovanni Coppola, candidato sindaco per Valderice, la sua lista è la lista così chiamata Dinamica. In bocca al lupo, grazie. Forza Valderice, e adesso continuiamo a rimanere appunto a Valderice con il secondo ospite, il secondo dei tre candidati a sindaco, cioè Francesco Stabile, tra poco.
Ed eccoci qua, come dicevo, adesso sono insieme al secondo dei tre candidati sindaco per Valderce, cioè Francesco Stabile, ben ritrovato Stabile. Salve. La lista che lo accompagna è Francesco Stabile, sindaco ovviamente. Vediamo un po' di capire che aria tira per quanto lo riguarda in quel di Valderce, a pochissime ore ormai dal voto di domenica. Ve lo ricordo, si vota solo domenica. Bisogna andare a votare a prescindere dalla vostra preferenza. Stabile, come va? Va molto bene. Siamo a pochi giorni, hai detto bene tu, caro direttore, dal voto e stiamo affrontando una campagna elettorale molto, molto serena. E devo dire che in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con tantissimi cittadini, con tante associazioni del luogo. E stiamo confrontandoci su quelli che sono i temi importanti per Valderice. Il nostro è un programma volto a riqualificare il nostro territorio. L'ho ripetuto più volte durante questi comizi, durante questi incontri con i vari cittadini. Siamo concentrati e siamo già proiettati su quella che sarà la nostra attività amministrativa per Valderice. Nel senso che non state minimamente guardando gli altri avversari? No, assolutamente. Credo che non sia il momento di guardare gli avversari o di pensare, diciamo, agli avversari. È il momento di fare sintesi, è il momento di iniziare a rimboccarci le maniche e a raccogliere frutti che speriamo possano arrivare l'11 di giugno con l'elezione a sindaco e della mia squadra che andrei a comporre subito, immediatamente. E che cosa c'è da fare subito? Allora, come prima cosa bisogna ridare dignità alla nostra Valderice. Dobbiamo iniziare da quello che è il decoro urbano di questo paese, perché Valderice è sotto gli occhi di tutti, sta vivendo e continua a vivere un momento di difficoltà. Dobbiamo ripartire da queste piccole cose per poi progettare quelle che sono le grandi progettualità che possono rilanciare veramente Valderice. Bene, e poi invece? Il nostro è un programma ampio, è un programma che si pone come unico obiettivo quello di migliorare le condizioni, diciamo, socio-economiche del nostro territorio. Il nostro programma è improntato principalmente sul recupero di quello che è il litorale costiero. L'ho detto più volte durante questa campagna elettorale perché siamo convinti che il litorale costiero, questo scorcio di terra, può dare di più, perché rappresenta e deve rappresentare quello che sarà il volano dell'economia del nostro paese. Quello è un territorio che va ripreso. In questi anni Lido Valderice si è spenta, Rio Forgia non esiste più, la spiaggia versa in condizioni, diciamo, poco felici. Quindi abbiamo l'obbligo di ripartire immediatamente da queste cose. Siamo al 6 di giugno, credo, e ancora oggi a Valderice, a Lido Valderice, mancano le pedane per i bagnanti. Noi non possiamo più permettere di non avere una programmazione lungimirante che è a disposizione, diciamo, della collettività valdericina, ma non soltanto per i bagnanti che vanno in questo posto, ma anche per i turisti che vengono nel nostro territorio, che vengono a Valderice e non possono fruire di quelli che sono i servizi, di quelli che dovrebbero essere i servizi essenziali per il nostro paese. Noi abbiamo l'obbligo di ripartire da queste cose. Questo non c'è dubbio su questo qua, però per quanto riguarda la pulizia delle spiagge, dei litorali, più che lungimiranza ci vuole immediatezza e concretezza, appunto siamo già in piena estate, ci vuole eventuale sindaco Stabile. Ci vuole fattibilità e rimboccarci le maniche e ripartire da subito. Quindi noi l'11 giugno abbiamo, come dire, questo, mi auguro che abbiamo questo compito di iniziare a programmare immediatamente quello che sarà lo sviluppo di queste cose. Non possiamo più stare fermi al palo perché non ce lo possiamo più permettere. Stabile parte da consigliere comunale, quindi già conosce i problemi, ovviamente non era in amministrazione, se non, insomma, un appoggio negli ultimi mesi quasi poco conta, quindi già conosce quali sono le difficoltà, le problematiche interne intanto al palazzo comunale. A proposito, come va con il personale? C'è da capire qualcosa, da aggiustare qualcosa con il personale comunale di Valderice?
Ma appunto perché per pulire le spiagge poi serve la concretezza, anche la buona volontà, oltre che l'impegno dei dipendenti, no? Assolutamente sì, noi io personalmente, come dire, con i lavoratori, sia essi dipendenti di ruolo, sia essi lavoratori precari, ho sempre avuto un buon rapporto di stima, prima personale e poi diciamo politica. Quindi, come dire, la mia amministrazione vorrà sicuramente avvalersi della collaborazione di tutti i dipendenti comunali, perché noi rispettiamo il lavoro rende dignitoso ogni persona e quindi da parte nostra non mancherà sicuramente quella che sarà una collaborazione per avviare quello che sarà un'attività di funzionamento per far funzionare meglio quello che è l'apparato amministrativo del comune. Bene, per quanto riguarda, prima si diceva subito bisogna ridare dignità, quindi partendo dal decoro urbano. Decoro urbano significa verde pubblico, significa segnaleria stradale anche, significa sistemazione delle strade, efficientamento energetico. Assolutamente sì, vogliamo partire chiaramente dal verde pubblico, perché il territorio valdericino secondo me è un territorio che si contraddistingue soprattutto per avere anche il verde pubblico, il verde pubblico, giusto, dico bene. Abbiamo una pineta comunale che in questi anni doveva essere ripresa, doveva essere resa fruibile alle famiglie valdericine, ai bambini, ai nonni, che secondo me dovrebbero frequentare di più questo luogo. Però questo luogo purtroppo in questi anni è caduto in un degrado che è sotto gli occhi di tutti, quindi vogliamo ripartire anche da questa pineta comunale, perché lì si sono succedute tante generazioni valdericine, ma non soltanto, anche tanta gente di Trapani che una volta viveva a Valderici a villeggiare, infatti, quindi viveva veramente questi posti. Scusa se interrompo, evidentemente non è solo la mia sensazione, c'è quella che rispetto a quando ero un po' più giovane io, anzi abbastanza più giovane rispetto adesso, sono quasi cinquantenne, la pineta, anche se non era ancora del tutto sistemata quando ero giovane, era molto frequentata. Ora certamente non dico dai valdericini, ma anche dai trapanesi e non solo. Sì. Ho come la sensazione che negli ultimi anni invece sia quasi stata dimenticata. Sì, è stata dimenticata perché non si è puntata su questa pineta comunale, e la pineta comunale rappresenta quello che è un polmone verde, il polmone verde di Valderice. Se noi non diamo dignità a questi posti, se non diamo dignità a questi luoghi, allora non possiamo pensare di fare crescere quella che è la nostra comunità. Io credo che la pineta comunale va resa come dire, un posto che sia punto di aggregazione, ripeto, per tante famiglie, per tanti ragazzi e per tanti bambini, diciamo, di Valderice. Dobbiamo creare all'interno della pineta comunale quelli che possono essere anche dei percorsi, degli itinerari che dalla parte, diciamo, sottostante della pineta salgono su fino dove c'è veramente il verde di Valderice, il polmone verde di Valderice. Dobbiamo creare degli eventi cadenzati per fare rivivere questo posto, che è un posto bellissimo dove si respira un'aria pura, un'area bellissima che soltanto il territorio di Valderice può dare. Avete già un programma di massima, un'idea, insomma, per le iniziative appunto da portare lì in questa pineta, comunque nell'estate valdericina, lo capisco, siamo a giugno, a metà giugno, insomma, lo capisco. Sì, sicuramente abbiamo delle idee. Vogliamo creare all'interno della pineta comunale quelle che sono delle manifestazioni culturali, perché a Valderice si deve ritornare a fare cultura. La sagra della salsiccia, quella la facciamo nelle frazioni, rurali, perché ritengo che sia giusto così, ma in un luogo così importante, in un luogo che mette in evidenza quelle che sono le specificità e le peculiarità del nostro territorio, credo che vada fatta qualcosa di più importante. Abbiamo pensato anche a riprendere quella che è la rassegna jazzistica per l'estate valdericina, quindi mi auguro che se dovessi diventare sindaco di Valderice, questo sia, come dire, uno di quei luoghi dove noi vogliamo ripartire, valorizzare e qualificare anche con eventi culturali di questa dimensione. Non è sicuro di essere sindaco di Valderice?
Io sono molto fiducioso perché devo dire che in questi giorni, girando il territorio, i cittadini mi stanno dimostrando tanto affetto e tanta fiducia. Noi siamo, come dire, vogliamo rimettere quella che è la volontà ci rimettiamo a quella che è la volontà degli elettori, perché devono essere loro a decidere serenamente da chi vogliono essere amministrati, da chi vogliono essere governati per i prossimi 5 anni. Io sono a disposizione della mia comunità, metterò tutto il mio impegno, metterò tutte le mie energie e le mie competenze affinché Valdelice possa ritornare veramente a volare alto. Io ci credo, la mia squadra ci crede, i miei concittadini mi stanno seguendo. Mi auguro che il giorno 11 ci possa essere la conferma dell'inizio di questo progetto, perché io sono sicuro e sono convinto che tutti insieme possiamo costruire quella che sarà una pagina di storia nuova di questo comune. A proposito di storia nuova, poi nel caso, appunto, lei se lo auspica, noi glielo auguriamo altrettanto, lo dico a tutti, lunedì, giorno 11, stabile sindaco di Valdelice, cioè, che tipo di opposizione, tra virgolette, consigliare si aspetta? Ma io mi aspetterei una opposizione costruttiva, perché non dobbiamo perdere di vista quello che è quello che deve essere l'obiettivo, che è quello di lavorare tutti insieme per rendere Valdelice un paese migliore. E quindi credo che l'opposizione debba avere un ruolo costruttivo, perché Valdelice in questi anni dovrà crescere insieme a tutti gli amministratori che si pongono questo obiettivo, ma crescere insieme anche alla comunità valdericina, insieme alle associazioni locali, che sono, come dire, punto fondamentale, fulcro fondamentale di questa società, che oggi, di questa comunità, che oggi ha bisogno di crescere e di andare avanti. Non possiamo più guardare lo specchietto retrovisore o quindi ritornare indietro negli anni, ma abbiamo bisogno di guardare avanti per migliorare il nostro paese. Quindi io mi auguro che da parte dell'opposizione, se io dovessi diventare sindaco di questa città, ci sia un rapporto di collaborazione. Questo è quello che io mi auspico. È stabile che tipo di sindaco sarà? Io sarò un sindaco a disposizione della mia comunità a 360 gradi. Dentro o fuori il comune? Io sarò fuori il comune, perché voglio essere sindaco di tutti i cittadini di Valdelice, perché per me non ci sono cittadini di serie A e di serie B. Io sono a disposizione della mia comunità e starò a disposizione e fra la gente, perché ritengo che oggi le istituzioni devono stare sul territorio, devono percepire quelli che sono i problemi sociali di una comunità, che oggi ha bisogno anche e soprattutto di sentire le istituzioni vicine, perché in questi anni a Valdelice purtroppo è mancato anche questo tipo di rapporto di fiducia. Io voglio restituire questa fiducia ai miei concittadini, perché loro lo meritano e perché sono sicuro che insieme a loro possiamo veramente fare delle cose positive per il nostro paese. Beh, in un certo senso ha servito pure come appello finale quest'ultimo passaggio, però visto che siamo agli sgoccioli di questa registrazione, qualche minutino ancora, magari c'è qualcuno che deve essere convinto maggiormente o convinto del tutto. Io l'appello che voglio fare a tutti i miei concittadini è quello di domenica esprimere un voto libero, un voto che possa essere a prescindere da quelli che sono gli schieramenti ideologici e che possano votare un progetto politico nuovo, un progetto politico alternativo a chi ha amministrato in questi ultimi 5 anni. E quindi mi auspico che date fiducia alla mia persona, alla mia squadra di governo, perché sono sicuro che con le nostre competenze, con il nostro rapporto che andremo a instaurare con tutti voi, noi possiamo veramente fare delle cose buone per Valdelice. È chiaro che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e sarebbe scorretto dire che possiamo risolvere tutti i problemi di una comunità, però noi ci poniamo come primo obiettivo quello di scendere in mezzo alla gente e risolvere i problemi di tutti i concittadini di Valdelice. Il nostro, come ho detto in questi giorni, è un progetto politico che mira alle piccole cose e alle grandi cose. Per progettare e programmare ci vogliono le idee, ci vogliono i fatti concreti, ma ci vuole sapere anche investire in quelle che sono le progettualità importanti per dare respiro a questo tessuto sociale ed economico del nostro paese. Vogliamo porre attenzione a quelle che saranno le imprese valdelicine, che hanno bisogno di sicuramente
sicuramente crescere anche loro e di avere la possibilità di creare quelle condizioni affinché ci possa essere lavoro per tutti. Noi in questa campagna elettorale non abbiamo promesso posti di lavoro, ma abbiamo promesso di attuare tutte quelle condizioni affinché si creano situazioni e disponibilità per creare lavoro. Dietro un sindaco operativo per forza ci deve essere una squadra altrettanto operosa ed operativa. Ora ha fatto l'appello ai cittadini, no? Vuole lanciare un messaggio invece a quelli che la dovranno accompagnare in questi 5 anni? Allora, chi mi dovrà accompagnare dovrà avere un ruolo, mi dovranno collaborare. Questo sì, voglio che siano anche da pungolo nella funzione che io spero di avere di sindaco. Accetterò i consigli di tutti, ma sarò io a prendere le decisioni in qualità di sindaco di Valderice, perché è giusto confrontarsi con tutti, ma poi il sindaco deve avere la responsabilità di prendersi una comunità sulle spalle. E io questa forza me la sento, perché sento il sostegno di tutti i cittadini di Valderice che sperano in un futuro diverso di quello degli ultimi tempi. Grazie, è stato con noi Francesco Stabile, candidato sindaco per Valderice. La lista si chiama? La lista si chiama Valderice Stabile Sindaco. Grazie, adesso grazie a voi. In bocca al lupo e forza Valderice, non c'è dubbio. Viva il lupo e forza Valderice sempre e comunque. Un breve sacchetto e ritorniamo con il terzo candidato sindaco per Valderice, cioè Marcella Mazzeo per il Movimento 5 Stelle. Ed eccoci con il terzo candidato a sindaco per Valderice, cioè l'avvocato Marcella Mazzeo. Ben ritrovata, come va? Buonasera a tutti voi, buonasera direttore, grazie dell'invito. Candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Subito una domanda, così rompiamo insomma il ghiaccio immediatamente. Siamo a poche ore ormai dal voto di domenica, giusto? Venerdì, sabato, poi domenica si vota. I cittadini valdericini hanno recepito la proposta di Mazzeo e del Movimento 5 Stelle? Sì, io credo che la proposta sia stata recepita proprio per il fatto che abbiamo condotto una campagna elettorale in modo assolutamente alternativo, perché abbiamo cercato di veicolare i nostri temi, i nostri contenuti, il nostro modo di essere, le nostre persone con metodi un po' diversi da quelli diciamo tradizionali, perché lo abbiamo fatto nei banchetti informativi, lo abbiamo fatto nelle nostre passeggiate, lo abbiamo fatto in alcune circostanze ben precise, in particolare abbiamo individuato 2 momenti di incontro pubblico, 2 agorà, dove abbiamo sviluppato tutta una serie di contenuti importanti, ma utilizzando un linguaggio semplice e una comunicazione semplice. Abbiamo fatto capire insomma quali erano secondo noi le risorse da valorizzare, le tematiche più importanti su cui Valderice deve puntare, quali erano anche gli strumenti e le soluzioni che noi proponiamo per Valderice. Quindi anche gli stessi strumenti normativi, quali possono essere le risorse finanziarie da poter utilizzare per i nostri progetti. Quindi abbiamo puntato su una campagna elettorale di contenuti. In buona sostanza posso dire di non aver fatto un porta a porta tradizionale, lo abbiamo fatto di squadra, la squadra è stata presente nelle varie frazioni, ha incontrato i cittadini, ma fondamentalmente posso dire anche con un po' di orgoglio che la nostra non è stata una campagna elettorale di promesse, noi non abbiamo promesso alcunché. Infatti proprio qualche giorno fa una persona dopo essersi intrattenuta con me disse: è un primo candidato sindaco che non promette niente. Di questo ne vado assolutamente fiera. No, avrà promesso l'impegno e la determinazione, immagino, no? Assolutamente sì, e quindi dico questo, le vane promesse insomma di un posto di lavoro o di una cortesia di qualsiasi genere le lasciamo a chi insomma ambisce le poltrone. Noi non abbiamo condotto questo tipo di campagna elettorale, ma vogliamo puntare ad altro e quindi sono assolutamente contenta e soddisfatta di questo percorso. Lo rifarei nello stesso modo. Bene, sono contento e spero lo siano anche i cittadini valdericini.
ci racconta la squadra assessoriale? Mi incuriosisce intanto la designazione dell'architetto Maurizio Oddo, che era l'anno scorso candidato sindaco ad Erice. Sì, la squadra assessoriale sono due gli assessori designati: l'architetto Otto, che è una persona, diciamo, che stimo molto, con la quale ho avuto modo di collaborare anche l'anno scorso, ed è un profondo conoscitore del territorio valdericino. Profondo conoscitore, ma anche un profondo estimatore. Lui adora il territorio valdericino, e questo chiaramente è un elemento a favore. Lo conosce benissimo e ha anche delle idee molto chiare sul Valderice, tra l'altro anche grandi competenze, perché ha condotto anni di studio, ha tante pubblicazioni, quindi insieme abbiamo già delle idee chiare su come rilanciare questo territorio, ma nell'immediato abbiamo idee molto chiare. Abbiamo individuato anche uno strumento che è diciamo normativo immediato, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 22 del 18 maggio, che parla di finanziamenti atti al recupero del centro storico, dei beni culturali, per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Quindi dico, abbiamo le idee chiare proprio nell'immediato, qualora i valdoricini chiaramente ci ridessero il loro consenso. L'altro assessore designato, per completezza di informazione, il dottore Rizzo, è un valdoricino, un giovane laureato in legge, ma che non esercita la professione di avvocato, ma che ha degli studi, mi pare che abbia condotto all'estero questi studi, si occupa di restauro di libri antichi, quindi ha fatto un percorso anche, mi pare, al Vaticano, e collabora con alcune biblioteche importanti, tra cui una spagnola, quindi tra l'altro parla le lingue, ha un'apertura culturale, diciamo, molto, molto importante, e credo che abbia anche delle ottime idee per Valderice, grande entusiasmo e grande determinazione, quindi sono proprio contenta della scelta. Giorno 11, lei, poniamo il caso, insomma, glielo auguro, lo ripeto sempre, lo auguro a tutti, quindi non si illuda. Assolutamente, non mi illudo. Lei diventa il sindaco di Valderice, voglio la sindaca di Valderice, che c'è da fare subito? Allora, c'è da fare subito. Su Valderice bisogna intervenire, secondo me, su due livelli, diciamo. Il primo è quello di intervenire su cose semplici, ma che chiaramente sono indice di qualità di vita per un territorio. E quindi, innanzitutto, anche in relazione al fatto che si avvicina la stagione estiva, c'è bisogno di intervenire sulla pulizia del territorio, sul verde, perché sotto questo punto di vista ci sono soprattutto le frazioni che sono state un po' bistrattate nell'ultimo periodo, sulla pulizia delle spiagge, chiaramente intervenire sul rilancio del turismo, su una stagione teatrale di qualità, dico questo nell'immediato, ma come progetti immediati di più ampio respiro chiaramente abbiamo quello della riqualificazione del territorio, che è importantissima, e della zona costiera, anche in relazione al fatto che bisogna dare slancio al turismo, perché Valderice si assesta almeno 41% di presenze turistiche, questi sono dati ufficiali della provincia, quindi è il fanalino di coda di tutti i comuni, significa che qualcosa non ha funzionato. E quindi chiaramente su questo bisogna intervenire nell'immediato, perché penso che il paese sia un po' in collasso. Qualche giorno fa, facendo la spesa, la signora del supermercato mi diceva: prima, signora mia, riuscivamo ad affittare prima le case si affittavano, la gente veniva in villeggiatura, quantomeno noi avevamo questo tipo di possibilità, di alternativa durante la stagione estiva. Ora non c'è più neanche questo. Quindi intervenire su queste cose, però bisogna intervenire a largo raggio, quindi con misure di più ampio respiro, che sono quelle che più volte ho ripetuto sulla mobilità sostenibile, sull'albergo diffuso, sulla ripresa delle zone rurali, sull'agricoltura. Sono chiaramente interventi che vogliono tempo e che vogliono soprattutto progettualità, quella che è mancata nell'azione amministrativa di Valderice. Tra coppola e stabile, chi teme di più? Ora che siamo veramente sì, a ridosso. Ma guardi, io non temo nessuno, perché devo dire, no, non temo nessuno. No, stavo dicendo proprio, temo, rispetto alle altre volte che l'ho intervistata, sì, la trovo ancora più sicura di prima. Non temo nessuno, perché sono assolutamente contenta della campagna elettorale che ho condotto. Quindi so che certamente le altre campagne elettorali hanno utilizzato metodi diversi, ma dico, rispetto alle scelte che ogni lista compie.
Non temo nessuno, ritengo che quest'anno veramente la campagna elettorale sia stata informata a principi di buon gusto e di garbo, e questo lo ha confermato anche un funzionario del Comune di Valderice che diceva: mai come quest'anno la campagna elettorale è stata condotta veramente con grande stile. E io rivendico che secondo me un ruolo fondamentale lo ha avuto proprio il Movimento 5 Stelle, perché credo che siamo stati veramente un alimento importante, abbiamo arricchito la dialettica politica e democratica di questo paese, e io questo lo rivendico, direttore Baldarotta, magari con un po' di, come dire, non dico di superbia, dico forse con un po' più di determinazione, però è un risultato che rivendico assolutamente. Bene, sono contento anche lì, anche per i valdericini. A proposito di Valderice, non l'ho sentita parlare tantissimo almeno in questo momento delle frazioni. Assolutamente, le frazioni sono secondo me un dato importantissimo, invece io sulle frazioni abbiamo puntato tantissimo nel programma. Prego. Siamo stati nelle frazioni e abbiamo cercato di incontrare i cittadini che, devo dire, molte volte magari è mancata proprio la possibilità di interloquire con tutti, perché magari negli orari non si ritrovavano tutti, e quindi abbiamo cercato di incontrarli per come ho potuto. Però chiaramente sulle frazioni perché, punto? Perché secondo me il recupero, o meglio ancora, la qualità della vita di una comunità si misura proprio nella possibilità di adottare un metodo inclusivo il più possibile. Quindi ecco perché parlo di mobilità sostenibile, proprio perché le frazioni devono assolutamente interagire, deve darsi la possibilità ad ogni persona, alla persona anziana che vuole un documento al comune, bisogna dargli la possibilità di raggiungere il comune anche senza un mezzo proprio. Ma poi per le frazioni abbiamo pensato anche ai centri di aggregazione giovanile, perché vedo che le frazioni molta poca presenza dei giovani, vero è che molti giovani purtroppo oggi si trovano fuori a studiare, però non hanno neanche luoghi dove aggregarsi. Abbiamo pensato per esempio a comitati delle frazioni, che forse è, diciamo, un punto del programma importante sul quale miro, comitati che devono interagire con il sindaco e che il sindaco deve andare a trovare materialmente perlomeno una volta al mese per sentire i loro bisogni. Quindi le frazioni costituiscono un punto importante, perché la qualità della vita di una comunità si misura proprio nel fatto che questa comunità deve presentarsi assolutamente solidale, e la solidarietà è proprio questo, significa mettere i cittadini e consentire ai cittadini le stesse opportunità. E lei, a proposito di opportunità, in quanto donna ritiene di essere stata ben trattata dalla, non solo dal Movimento 5 Stelle che l'ha scelta come sindaco, quindi immagino di sì, dalla comunità valdericina, quale candidata, quale aspirante sindaco? Sì, credo c'è di già sì. Stato un sindaco donna. Sì, c'è già stato un sindaco donna. Credo che questo sia un elemento assolutamente a mio favore, questo discorso di essere una donna. E devo dire anche che nella mia lista c'è un gruppo di donne assolutamente determinate e combattive, che probabilmente hanno dato una fortissima presenza a Valderice durante questa campagna elettorale, anche in relazione, magari supportate dal fatto che il candidato sindaco era proprio una donna. E penso che anche questo i cittadini valdericini l'abbiano colto come un fatto di novità e un fatto sicuramente a vantaggio della comunità, perché noi donne abbiamo un grande pregio, abbiamo il pregio di riuscire a mantenere i rapporti con tutti, e siamo capaci di considerare anche le esigenze delle persone più a disagio, delle persone più semplici, siamo più capaci di avvertire il disagio sociale rispetto agli uomini, magari, che sono più presi da quelle che sono le contaminazioni di altro tipo, le problematiche più di tipo politico. Noi donne scendiamo nel problema, lo analizziamo e abbiamo anche una sensibilità sotto questo punto di vista maggiore, perché siamo mamme, perché siamo mogli, siamo compagne, siamo figli, riusciamo a gestire più ruoli contemporaneamente. Quindi io immagino che lei in questo mese di campagna elettorale quantomeno ha iniziato a capire
come ha fatto il Comune dall'interno. Certo, mi sono in questo senso adoperata, chiaramente io non ho mai esercitato attività politica in senso stretto. Si scontra con un assessore uscente? Assolutamente sì, ma io questo io, direttore Baldarrotta, non la reputo assolutamente un fatto, diciamo, a mio sfavore, perché credo che l'esperienza va fatta sul campo. Chiaramente credo di avere quel minimo di conoscenza, insomma, culturale che mi consentirà di svolgere al meglio questo ruolo. E l'esperienza, ripeto, si fa sul campo, credo di averne gli strumenti culturali e cognitivi per dare un contributo importante in questo Consiglio Comunale, qualunque sia il mio ruolo, perché sono anche candidato consigliere, non sono candidato sindaco. E quindi ritengo che il fatto di non avere esperienza non la ritengo assolutamente un fatto negativo, ma anzi tutt'altro, perché d'altra parte la competenza, l'esperienza delle amministrazioni precedenti non ha poi dato questi risultati così floridi di cui si parla, perché io ho colto un forte disagio da parte della comunità, io ho colto uno stato di disillusione, di disincanto, di rassegnazione. Quindi significa che alla fine poi questi cosiddetti competenti o queste persone di così grande esperienza penso che alla fine non abbiano dato questi risultati di cui si vantano. Ho capito. Da dove inizierà quindi nel cercare di comprendere meglio la macchina burocratica amministrativa del Comune? Chiaramente dalla conoscenza degli uffici. Da sino, ovviamente. Assolutamente, dalla conoscenza degli uffici. Questo in primo luogo, chiaramente la cosa importante è interagire con gli uffici, con i dipendenti, con i funzionari, con tutte le varie, i vari settori di competenza, anche per creare un clima, come d'altra parte nella mia formazione umana prima di tutto, un clima di assoluta solidarietà, di collaborazione, perché penso che questo sia un passo fondamentale, da che proprio la macchina del Comune fondamentalmente si regge su quella che è la struttura amministrativa, diciamo burocratica. Poi la giunta e il sindaco chiaramente compiono le scelte politiche, quindi le due cose devono interagire e devono relazionarsi nel modo migliore, quindi questo sarà sicuramente il mio primo passo. Bene, cosa si sente di dire intanto a Valdericini, al di là dell'appello? Mi sento dire, Valdericini, questo, che dobbiamo assolutamente impegnarci tutti quanti per il rilancio di questa comunità, per recuperare fondamentalmente quel rapporto che si è interrotto, quel rapporto di fiducia che si è interrotto tra i cittadini e la politica. Quindi su questo vi inviterei a riflettere. Non c'è un domani, c'è un oggi che è l'11 giugno. C'è una scelta che deve essere fatta, o meglio ancora il 10 giugno. Vabbè, oggi 11 giugno che già si vede fin ci sarà, no. C'è una scelta che va fatta e va fatta adesso. Non possiamo rimandare questa scelta. Voglio invitarvi ad un voto di coerenza, perché una scelta è stata fatta importante, abbiamo partecipato, scelto e cambiato anche il volto di questo paese, siamo arrivati al governo e voglio invitarvi ad un voto di coerenza, perché possiamo cambiare anche il volto della nostra comunità. Quindi il mio appello ai cittadini di Valdericini è questo, no, ma non voglio. No, devo sapere alla fine l'appello, ancora sì, ma non, ecco, ma non voglio soltanto, non voglio invitare soltanto i cittadini alla preferenza per il Movimento 5 Stelle il 10 giugno. Io voglio invitare i cittadini valdericini ad un percorso molto più ampio, perché noi ci siamo spesi, io e i miei candidati consiglieri. Ci siamo spesi, abbiamo tolto tempo al nostro lavoro, alle nostre famiglie, alle nostre passioni, ai nostri hobby e lo abbiamo fatto con grande senso di gratitudine, con grande senso di altruismo, per spirito veramente di cittadinanza. Però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i cittadini di buona volontà, non soltanto per la scelta del 10 giugno, ma soprattutto dopo, perché l'impegno vero è dopo il 10 giugno. E quindi in questo, soltanto con un percorso condiviso, soltanto con un cammino fatto insieme, possiamo veramente pensare di raggiungere obiettivi importanti, che sono il rilancio del territorio, ma sono soprattutto quello di ridare ai cuori di tutte le persone di Valderice, come di tutti gli altri comuni poi ritengo, speranza,
e certezza in un domani migliore. Quindi diciamo il nostro obiettivo va oltre la scelta elettorale, che chiaramente è un momento importante, ma abbiamo bisogno dei cittadini valdelici perché insieme vogliamo intraprendere un percorso importante di rinnovamento prima di tutto sociale e culturale, e noi non ci arrenderemo comunque siano, come dire, i risultati, noi speriamo di essere vincenti, ma comunque non ci arrenderemo perché non, come dire, chi lotta comunque non perde mai, ha già vinto. L'ho vista sul palco a Trapani, sì, con il nostro Giancarlo Cancelleri. Sera, appunto, ho capito che comunque ha iniziato ad avere un buon rapporto con Cancelleri. E sì, con Di Maio? E con Di Maio non ce l'ho, dico, e con Di Maio, siamo forza di governo nazionale. Sì, con Di Maio, dico, io devo dire, con Di Maio non ho nessun rapporto, nel senso che, dico, naviga in sfere troppo alte, però c'è sicuramente una comunione di intenti, perché vede, anche questo è un altro lato positivo del movimento. Noi siamo, il nostro per esempio è un programma a più livelli, quindi il nostro programma, ci sono contenuti del programma che ritroviamo e con i quali possiamo interagire anche con i gruppi parlamentari all'ARS, che sono sicuramente i più numerosi. E questo ci dà anche una chance in più nella realizzazione del nostro programma nel nostro programma per il rilancio, ecco, di Valderice nel nostro programma elettorale. Ma grazie anche agli interventi che sicuramente saranno fatti dal governo nazionale, sui quali appunto siamo assolutamente fiduciosi, questo sarà un altro elemento a favore perché possiamo veramente operare quel cambiamento che già è avvenuto a Roma, ma che noi con determinazione vogliamo portare anche nelle nostre piccole comunità, anche nei nostri territori. E allora glielo chiedo io un cambiamento, se dovesse diventare sindaco di Zu. Prego, così. Direttore, lo grazie. Colgo. No, l'ho chiesto pure adesso a uno degli altri due candidati che ci sono stati prima di lei. Mi ricordo della pineta comunale, fantastica, quando ero più piccolo, molto sì, più piccolo. Era frequentatissima, non era così bella. Sì. Adesso è diventata, insomma, non parlo esteticamente, cioè quasi sconosciuta anche agli stessi valdericini. Anche agli stessi. Che cosa ci fa lei dentro la pineta da sindaco? Che cosa ci faccio? Innanzitutto questa pineta bisogna riqualificarla, perché non c'è stata adeguata manutenzione nella pineta. Io sono stata alla pineta proprio qualche giorno fa, perché tra l'altro ho fatto un piccolo intervento con un video nella pineta, abbiamo anche parlato con i custodi del bar che sono dentro la pineta. È mancata la manutenzione, quindi bisogna riqualificare quel posto, per esempio quel cemento, quel pavimento di cemento, chiaramente bisogna toglierlo perché non è in assonanza con una struttura di questo tipo. Ma quindi fondamentalmente bisogna intervenire nella riqualificazione, ma questo non basta, bisogna rilanciarla, e bisogna rilanciarla con eventi di un certo tipo che possono essere catalizzatori di persone. Quindi che cosa penso? Penso a manifestazioni di un certo tipo, penso a presentazioni di libri per esempio, penso anche a, perché no, a incontri non soltanto con autori ma anche con registi. Si potrebbe fare, parafrasando, sì, un evento già esistente, invece che una marina dei libri, una pineta dei libri. Una pineta di libri, assolutamente, anche perché il verde quello è un polmone, quello è il polmone di Valderice, e il verde ha una funzione, direttore, che lei mi insegna, fondamentale, perché ha, oltre ad essere, ad avere una funzione termoregolatrice, quindi la si sta bene d'estate, anche una grossa valenza da un punto di vista psicologico, incide, e questo lo dicono gli studiosi, non lo dice l'avvocato, sulla psiche, quindi ci condurrà verso uno spirito diverso, ci condurrà ad un animo diverso, più accogliente, più tranquillo, più sereno. Quindi la pineta è un posto che va assolutamente rilanciato, perché possa diventare veramente momento di coesione per tutti i cittadini valdericini. Mi sa che abbiamo finito. Abbiamo finito, direttore, sì. Abbiamo finito. Per questa, diciamo, per questa tornata, in televisione, sì. Almeno sì, domani c'è un, sì, altro giorno. Assolutamente, sabato, poi entriamo, no? Nel silenzio elettorale. Io ringrazio. Tanto sfrutterà poi Facebook, come fate tutti. Giusto? Sabato va su Facebook, ancora le leggi. Se cosa non si fanno? No, non si fanno, assolutamente. Noi ci atteniamo alle regole come abbiamo fatto finora, continueremo ad essere osservanti delle regole. Io ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, il direttore Nicola Baldarotta. E quindi buon voto a tutti i cittadini di Valderice. Grazie, è stata con noi Marcella Mazzeo, candidato sindaco di Valderice, ovviamente per il Movimento 5 Stelle, ancora più simpatica di come l'ho vista la prima volta e ancora più determinata. Buon voto a tutti voi e forza Valderice.